Cari telespettatori di Televalazze, buongiorno e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con la trasmissione culinaria a tavola con Televalazze. Abbiamo parlato in molteplici ricette di carne, di pesce, l'abbiamo alternata a frutta, a dolce, però oggi, siccome mi trovo all'interno del ristorante Vecchie Mura e ho saputo che un nostro maestro, un maestro in arte di pizza, ha vinto un determinato campionato spettacolare a livello italiano per adesso, e poi andremo a fare anche gli internazionali perché qua ci siamo piazzati molto bene. Io inviterei un attimino Nicodemo qua del ristorante pizzeria Le Vecchie Mura, che magari viene un attimino ad illustrarci la sua pizza, che mi hanno detto che è fantastica. Te l'ho mai chiamato, però io ho tante spie qua a Varazze, ho spie anche in mezzo a Liguria, ho tanti amici. E sono venuto qua e io ti prego, se per noi e per loro, per voi telespettatori, riesci a farci questa pizza. Allora, spiegami un po' di questa pizza. Cosa hai vinto con questa pizza? Questa pizza l'abbiamo presentata al campionato italiano pizzaioli, circa un mesetto fa, classificandoci ai primi posti. Però facciamo, cioè rendiamo conto e onore alla tua persona, perché c'erano tantissimi iscritti. Sì, eravamo in parecchi e noi abbiamo presentato delle belle pizze, nel senso studiate. Sei un ottimo ricercatore, un ottimo amico, un'ottima persona, perché Nico è una bravissima persona, oltre che ottimo pizzaiolo, a me piacerebbe corredare tutta la persona. Adesso, cosa facciamo? Andiamo a prepararla, andiamo a insegnare ai nostri provetti cuochi, perché io sono curioso, io le faccio le ricette. E te lo giuro, ve lo giuro che con questa trasmissione ho dei buoni risultati, non ottimi perché i nostri maestri chef o maestri pizzaioli non sono alla loro altezza, però grazie al loro insegnamento io sto andando avanti bene, e qualche uno di voi anche. Andiamo a farla? Subito. Andiamo. Due secondi. Porto via la telecamera, saluto tutti e ve lo giuro, andiamo subito in cucina. Grazie. E provate. Sicuro. Come da promessa, finalmente siamo giunti in cucina, che vediamo qua i nostri ingredienti. Allora, vediamo qua. Nico, cosa c'è qua? Qua abbiamo farina di castagna. Quanto è di peso? 100 grammi. 100 grammi. Poi abbiamo della farina bianca, manitoppa. Sì. Doppio 4, zero. Manitoppa. 400 grammi. Ok, poi abbiamo dell'olio, vergine d'oliva, dell'acqua fredda, del sale, 2 grammi di lievito. Lievito di birra? Lievito di birra, fresco. Ok, allora possiamo già partire. Ok. Ok, adesso vediamo il nostro Nico all'opera. Riversa la farina. Facciamo una fontana. Abbiamo mesciato tutte e due le nostre farine, farina di castagna e farina bianca. E questo qua, ricordiamo, è per un impasto di una pizza, per giusto? Per un impasto di una pizza. Facciamo una pizza dessert. Impasti alternativi, nuovi, che la gente sta cercando. Visto che è la stagione delle castagne, mettiamo 2 grammi di lievito, di birra. Sì. L'acqua quanto basta. E andiamo a fare il primo step. Più o meno un bicchiere abbondante, 25 centilitri di acqua. Ok, così i nostri telespettatori a casa capiscono molto bene. Acqua possibilmente fredda. Inizia a prendere forma il nostro composto. Adesso andiamo a mettere un po' di sale e un po' d'olio. Olio quanto basta. Sì, più o meno hai messo un cucchiaio da cucina. Cucchiaio da cucina. Che ricordiamo che è un olio extravergine d'oliva. Adesso lo facciamo amalgamare nel nostro composto, no? Sì. Benissimo, allora il nostro composto ha preso forma. L'olio è stato assorbito dalle nostre due tipologie di farina. Adesso facciamo un'aggiunta di... sale fino, quanto basta. Sì. Più o meno hai messo un pugno di sale. Più o meno saranno 6 grammi. Io tengo poco
A mettere sale, visto che è una pizza da Sart. Io lo facciamo ingolbare all'interno, no? Sì. Una buona lavorazione per 10 minuti e poi l'impasto andrà a riposare in frigo per circa 20 ore. Il nostro panetto. Dopodiché andiamo a inserire all'interno di un cellophane, no? Noi facciamo prima con un sacchetto da congelatore. Andiamo a chiudere. E la andiamo a riporre in frigo nel cassetto in basso dove teniamo la frutta per circa 20 ore, 24 ore. Nico, allora possiamo procedere al secondo impasto, no? Impasto. Allora, spiegami, abbiamo della farina. Farina manitoppa, 500 grammi, 250 grammi d'acqua fredda, 2 grammi di lievito, olio di oliva, sale fine. Ok, allora adesso procediamo, andiamo all'impasto. A lavorare la seconda sfoglia. Lì allora abbiamo aggiunto l'acqua. Acqua, lievito. Il lievito di birra. Lievito di birra, 2 grammi. Sì. Su mezzo chilo di farina manitoppa. Allora adesso mi dovresti spiegare perché hai usato questa farina, la manitoppa. Che farina è? La manitoppa, diciamo, nasce come grano di denominazione americana. È un marchio. Quindi è una farina molto ricca di glutine e si chiama manitoppa. Ne abbiamo anche in Italia delle buone farine bio. Questa è italiana e noi diciamo la chiamiamo manitoppa per la conformazione della stessa. La conformazione della stessa ha un buon, diciamo, assorbimento d'acqua e si lavora meglio. Si lavora meglio. È indicata per panificazione tipo lievito mantra nel top. Ok, mi sembra che si sia amalgamato bene il tutto. Abbiamo, no? Fatto una buona massa, andiamo ad aggiungere il sale quanto basta e un filo d'olio quanto serve. Più o meno. Un cucchiaio di olio d'oliva. Un cucchiaio di cucina e come sale, che ricordiamo che è sale, il sale fino, no? Sale fino, ci vanno circa 12 grammi. E adesso andiamo a amalgamare tutto. Tutto, amalgamiamo tutto bene. Abbiamo una buona pasta con un buon glutine. Mi sembra bella elastica anche. È ancora da lavorare, devo fare un po' di lavorazione. Lavorazione quanto ci vuole? Una decina di minuti? 10 minuti. Come quella precedente? Sì. Perché la batti? Rompiamo il nervo ed è così diventata più elastica. Però è vero che tu hai una tecnica per impastarla dall'esterno verso l'interno, sei sempre a chiudere. Perché? Comprimiamo l'aria. Io lo sapevo perché me l'avevi già spiegato, ma volevo che me lo dicessi per far arricchire la nostra ricetta. La tecnica è la seguente: bisogna spingere con l'olio di gomito, dopodiché prima da una parte e poi dall'altra. Il panetto ormai l'hai finito e lo avvolgi all'interno di un sacchetto di cielo trasparente, no? Alimentare. E questo qua lo facciamo riposare come l'altro? Più o meno come l'altro, visto che noi lavoriamo sempre con dei lieviti molto scarsi, quindi cerchiamo di fare una buona maturazione. Allora, adesso lo mettiamo nel frigo, lo facciamo riposare per quanto? Indicativamente per 20 ore anche questo, 20-24. Okay. Noi non abbiamo urgenza, diciamo, immediata di usare, quindi quando abbiamo delle basi lo usiamo. Il nostro panetto l'hai tirato fuori, le 24 ore l'hai riposato, l'hai lasciato fuori dal frigo per alcune ore, giusto? Sì, 4 ore, procedimento
facsimile all'altro. Poi ho visto che hai aggiunto della farina qua sul tavolo di lavoro, sul tuo piano. Che e farina è? Semola rimacinata per l'estensione. Ok. Il panetto pesa circa 230 grammi, sì. Come potete vedere è bello elastico. Adesso andiamo a stenderle tutti e due i panetti per fare la nostra pizza dessert. Bene, allora mi sposto così ti faccio lavorare in pace. Io amo vedere stendere la pizza, c'è una maestria che è fantastica. Io non sono capace a farlo. Prima o poi imparerò a seguirti. Semplice. La nostra prima base è pronta. Ok. Eccolo qua, adesso abbiamo anche il secondo panetto che l'abbiamo tirato fuori dal frigo, 24 ore, ha riposato qualche ora e adesso è pronto per fare essere lavorato, no? Facciamo l'estensione. Questa è la nostra famosa farina di castagno. Bene, sì, difatti si vede che è anche più scura e c'ha anche un diverso profumo. Sì, dolce. Basso contenuto di sale. Sì, perché qua mi sembra che ci hai messo 6 grammi di sale, basta. Circa 6 grammi. Sì. Vedi, ho imparato bene, eh? Che maestria, nello stendere sto panetto di pizza futura. Abbiamo messo le due gemelline qua, un po' hanno riposato e adesso Nico cosa andiamo a fare? Adesso andiamo a farci innanzitutto un cerchio a tutte e due, okay. Lì sopraponiamo una sopra l'altro. Sì. Precise precise? Precise precise, andiamo a fare un piccolo foro al centro. Ok. Una classica formina da cucina, no? Sì. Andiamo a sollevarla, una base, sì. E andiamo a fare il condimento delle basi. Andiamo a riversare sulla panna fresca liquida. Sì. Cos'è la panna per dolci? Panna per dolci, sì. 2-3 cucchiai, non di più. Sì. Fa già venire fame con tutti questi ingredienti. Diciamo. Non per merito, ma chi l'ha assaggiata l'ha molto apprezzata. Allora, cosa stai prendendo? Del formaggio? Del formaggio, che sarebbe stracchino. Come potete vedere è unto, abbiamo messo un filo d'olio. Come quantità andiamo a mettere circa 80 grammi, non di più. E andiamo a mettere l'ultimo elemento, bosco, no? Frutti di bosco, okay. Che abbiamo fatto caramellare con un po' d'acqua e un po' di zucchero e ovviamente fatti raffreddare. E li andiamo a predisporli sopra. Ovviamente quanto basta. Ricordiamoci che poi bisogna confezionarla e stare attenti che non si apra. Bene. Sì, andiamo a riversare l'altra sfoglia sopra. Che fa da coperchio, no? Che fa da coperchio. E la andiamo a chiudere. Ovviamente delicatamente. In poche parole, la parte inferiore la porti sulla parte superiore. Superiore. E vai a fare una chiusura. Ovviamente bisogna premerla bene, così il nostro composto non fuoriesce. Non fuoriesce, sì. E dovremo fare la medesima operazione anche nel tondo del centro pizza, sì. No? Sì, sì. Andiamo a fare dei piccoli incisioni, così possiamo prelevare la pasta sotto e così andiamo a chiuderla. Come potete vedere col pappasto ho fatto un buco, è leggermente un po' più grande del solito per farvi capire la tecnica. Allora prendiamo la tua paletta da pizzaiolo e la andiamo a predisporre. L'hai adagiata su una carta da forno. E come mai hai usato la carta forno? Ovviamente
perché se dovesse avere delle perdite di dolce, che non abbiamo problemi sul forno, non dovremmo averne, perché sì, perché l'hai cucita bene, la pasta è bella saldata, però non devi evitare la prudenza, non è mai di tempo. L'andiamo a mettere al caldo. Allora, innanzitutto, se la facciamo a casa possiamo delicatamente usare anche il nostro forno di cucina a gas. Quindi, lo faremo a un forno ventilato, cosa un forno dici? Ventilato abbastanza alto, più magari cuocerà qualche minutino in più, sui 180. 180 gradi per quanto tempo? 10-12 minuti. La mettiamo a forno caldo, giusto? A forno caldo, sempre a forno caldo, magari adagiandola su della carta da forno. Ovviamente per far sì che non sporchi il forno. Non sporchi il forno, oppure girando la famosa teglietta che abbiamo, girandola alla rovescia, adagiandoci sopra la carta da forno. Ok, allora buona cottura, che dici? Buon appetito. Dopo. Bella cicciona. Ha già preso forma, eh? Ogni tanto fa girata però, giusto? Sì. Andiamo a girare, come potete vedere ha una buona lievitazione. Sì. Siamo a circa metà cottura. Proprio. Eccola qua. La nostra pizza è pronta. Sì. Leviamo la nostra carta da forno. Sì. Come potete vedere la sollevo abbastanza bene. Ha tenuto, la cucitura è stata ben fatta. Sei anche un chirurgo qua. Adesso la andiamo a farcire. Ok, caro amico, allora ci resta solo che andare a confezionare il nostro pizza dolce. Sì. Ok, allora andiamo a mettere un flute. Un flute. Con del moscato del bianco. Moscato bianco. Detto. Andiamo a dare una spolverata di zucchero a velo. Sì. Abbondante, visto che è una pizza dessert. E andiamo a mettere. Come frutti di bosco, ovvero che sono delle bellissime more. Abbiamo frutti di bosco. Aggiungiamo dei lamponi. Ed infine andiamo ad aggiungere questi mirtilli. Questa qua potrebbe essere la mia pizza preferita, perché hai messo tutti gli ingredienti che io divento matto per questi. Sono dei frutti che per me sono sublimi. E andiamo ad aggiungere dell'altra frutta che abbiamo sciroppato prima. Che questa qua è quella che tu l'hai messa all'interno, no? All'interno, anche. Sì. Qualche lacrima. Uno spettacolo sta pizza, è bellissima. Poi tu hai colmato anche il buco con altri ulteriori frutti di bosco che uno volendo taglia e unisce per assaporare ancora di più questa meraviglia delle meraviglie. Deve essere anche buona, poi la voglio assaggiare. La pizza è pronta, provatela e buon appetito. Ok, accetteremo il tuo consiglio. Grazie, grazie Nico. Grazie a voi. Grazie. Contenti? Soddisfatti? Vi abbiamo fatto un dessert fantastico, è un dolce connubio con salato e dolce questo. Salato e dolce. E questa qua allora ti sei piazzato a dei livelli altissimi. Sono contento, grazie che ce l'hai presentata, che dirà ai nostri telespettatori provatela. E grazie ancora di seguirci e stare con noi e con la nostra trasmissione. E buon grazie. Appetito. E grazie Nico e grazie, grazie a voi, grazie alle buonasera. Vecchie mura che oggi ci ha proposto e regalato questa bellissima pizza. Grazie, alla prossima. Ciao.